Oh ragazzi, eccoci qui con Dead Space. Notate la mia capigliatura, assomiglia terribilmente a Justin Bieber nel 2008 con una cazzo di scodella in testa. Ma che cazzo dobbiamo andare? Che bel fuocherello. Boss. Ok. Allora. Merda, adesso dove cazzo vado? No, aspetta. Devo salire, questo è sicuro. Andiamo al ponte B. Oh, ragazzi miei, ho iniziato Silent Hill 2. Lo vedrete dopo che carico il finale di Duke Nukem. No, aspetta. Ancora devo salire. È molto figo Silent Hill 2. Non ho mai avuto l'occasione di farlo. Ho fatto solo l'uno tanto tempo fa. Oh cazzo! Io che mi metto a parlare tranquillamente. Lo stronzo. Coglione. L'ho fatto tanto tempo fa. Tipo avevo 12-13 anni. Quindi non lo faccio, che non me. No, sono quelle merdate. La mia mira fa schifo. Vabbè, si sa questo. Dai. Minchia. No, adesso mi sono rotto le palle, basta. Testa di merda, guarda. Questa è la classica testa di cazzo. Abbasso un pochettino, così, ok. Questo gioco non lo finirò mai di questo pasto. Pasto. Sì, devo tornare indietro, però. Una cosa, eh. Oh cazzo, non ho nulla, sono un poveraccio di merda. Quanti soldi ho? Credo di 13.000. Compro qualcosa. Minchia. Compro munizioni soprattutto. Energia al plasma. F, no. Non scherziamo. Stavo finendo tutto. Allora. Abbiamo mandato la capsula per chiedere aiuto. Riceveremo questo aiuto? Io ne dubito. Oh. Altra zona della nave. Siamo solo al capitolo 7. Dobbiamo darci una mossa. Sì. Certo. Sì. Ripartiamo. Siamo. Ha risposto una nave militare, la US Envelo. Oh. Non so cosa ci facesse da queste parti, ma pare abbia ricevuto il nostro segnale di soccorso. Però se non possiamo trasmettere niente risposta, aprirò la porta della sezione comunicazioni. Entra là dentro e trova la postazione di controllo. Avete risposto una nave. Un'altra richiesta di soccorso. Ma che non sono già venuto? The fuck? Cos'era quel rumore? Rumore di stronzetto, fai controllare una cosa? Ce la posso fare. Oh, io ho paura. È cambiata questa parte della nave. Rilevata anomalia pericolosa. Oh Gesù bambino. Attivata. Oh.
No! Tieni, te lo rendo. Stronzetto. Ne sento un altro. Ehi, miserabile stronzo. Guardatelo, quanto è inutile. Quello sembra lo scroto di Pino Lulo. Non chiedetemi come lo so. Ho sparato. Quello è, quello è, quello è. Dopo il kill. Gna. No, no. Il braccio. Oh, santo cielo. Preso, sì. Diamo un'occhiata qui veloce. Un nodo, un freaking nodo. Prendiamolo. E lo mettiamo subito. Ma subito. E anche velocemente. Mi sa che lo mettiamo nel mitra. Nel mitra. Aumentiamo la capienza. Poi scendiamo giù. Becchiamo ricarica danno. Poi rimettiamo danno. Wow, che piano geniale. Mi serve il mitra. Troppo potente. Allora. Che giro del cazzo. Se controllare se non sono scale. Ecco. Scatola di merda. Non dovrò andare a distruggere di nuovo asteroidi, spero. Salviamo molto velocemente. Stiamo andando dal Niga praticamente. The fuck? Non devo andare qui. L'ascensore non funziona. Qui! Oh yeah, baby. Il problema è a quale piano? Al terzo, perché prima non fa andare. Adesso fra Isaac, la porta della sezione comunicazione è aperta, ma ricevo strani segnali di picco quando comunichiamo. Credo che qualcuno ci stia ascoltando. Stai attento. Chi ci ascolta? I necromorfi? Una cosa. Olè. Qui ci sono già venuti sicuramente. Sto rivisitando zone vecchie, ma le trovo cambiate e con nuovi rifornimenti, il che non guasta. Oh merda. Grazie tesoro. Guardate quanto amore. Ancora. Crediti. Oh merda, ce n'è un altro lì. Stavolta lo sto lì in culo. Ciao stronzo. Gli faccio un cazzo. Decido di perdere le braccia. Vale. Stronzedo. Salviamo di nuovo velocemente. Forse i salvataggi sono molto veloci. Oh. Come sprecare munizioni, eh? Però per questa merda non me ne frega nulla.
figliolo. Ciao gigante buono. Che cazzo è il problema? Cosa più cioè era una persona fatta di queste cose piccoline, una figata. Oh, un rubino, soldi, big money per me. Devo andare lì, ma non ho. Non ho neanche un nodo, sono un poveraccio di merda. Risalviamo velocemente. Vai. Quante munizioni ho? Un'occhiatina. 25, ok. 70. Di questo non ne ho nulla, oh merda, forse meglio cambiarlo. Registro comunicazioni, primo operatore Bailey a rapporto. La nave è sotto attacco, ma le richieste di inviare un segnale di soccorso sono state tutte respinte dal capitano Matthews. Non vuole dirci il perché, ma sul ponte lo sanno tutti. Questa è un'operazione illegale in un sistema proibito. Lo abbiamo saputo per mesi, ma abbiamo fatto finta di nulla. Ora non più. Mayday! Qui è la USG Ishimura, qui è... Ma che diavolo? Impossibile! L'intero sistema di comunicazione è andato! Ah, davvero esagerato! Bailey, chiudo! Bailey! Oh, allora... Se commento un po' il rig... Posso arrivare almeno alla fine. Mi servono altri due nodi. Mi chiedo dove porta sta merda. Là. Qualcosa. Oh cazzo. Siamo troppo veloci. Porca merda. Per sicurezza, ma era un cadavere. Sistema di comunicazioni disattivato. Bene. La manutenzione è stata allertata. Schema, bombolaria meglio. Il sistema di comunicazioni è messo male. Ci servono almeno 6 antenne operative per avere un segnale. Cerca di allinearle in modo simmetrico, in modo da non lasciare varchi. Ok, boss. Sempre se non sono un mostriciatore di merda a rompermi le balle. Allora. Allora, facciamo adesso. Non so... Stavo pensando di salvare, cioè, anzi, facciamo così, salvo ugualmente e continuo la partita velocemente. Oddio, che o stavo facendo, cioè, non stavo più facendo praticamente parte di Dead Space e mi stavate per uccidere. Ma Dead Space non lo fai più, Dead Space non lo fai più, certo che lo faccio, l'ho iniziato, non lo mollo più, devo finirlo, è un obbligo. Un altro nodo, buono. Non posso mica lasciare i giochi in sospeso, in sospeso. Ok. Adesso devo allineare quella merda, però devo capire come si fa. Quante belle munizioni, sì. Ok, guarda lo stronzo là in fondo, già aspettando. Coglione. Tanto ne arrivano qui, vabbè, strano, Ma è una cosa facile. Ce ne sono altri due, sicuramente. Tsk.
spostiamo il cadavere. Ah, beh, bello, bello spostamento di merda. Puttana troia. Che due palle quando fanno così, oh merda. Ok, allora. Si può togliere. Sistema comunicazioni riallineato. E vai. Ora è possibile ricevere messaggi. Manda un text message. Funzionando. Torna nella sezione comunicazioni e usa il quadro comandi per inviare le coordinate alla Velor. Andiamo. Minchia, finalmente. Sto perdendo le speranze. Oh Dio. Uscita da gravità zero. È uno strano silenzio. Andiamo a sta casa di coordinate. Qui USM Valor, trasmissione su tutte le frequenze in risposta al segnale di SOS della USG Ishimura. Abbiamo raccolto la capsula numero 47 e siamo in avvicinamento alla vostra posizione. Questo messaggio si ripeterà ogni 30 secondi fino alla risposta. Cosa? Non è la capsula lanciata da Hammond? C'era a bordo una di quelle cose? No. No. No, non può essere vero. USM Valor! Rispondete, Velor! Il nostro segnale non è abbastanza forte. Ora aprirò le paratie per renderlo più potente. Errore, rilevato blocco delle paratie. Contattare un tecnico manutentore. Io. Merda. Isaac, c'è qualcosa di grosso sullo scafo della nave, proprio sopra il sistema di comunicazioni. Qualcosa di organico. Non so cosa sia, non mi interessa. Dobbiamo aprire le paratie per trasmettere alla Velor. Dovresti riuscire a colpirlo dal cannone SDA numero 48. Portati sul posto e spazza via il bersaglio. Ok, boss. Come vuole lei? Aspettate, raga.